volevo aggiungere due cose veloci. Il referendum, proposta di referendum centratissima, perché condivisa in modo trasversale, e perciò sicuramente non sarà un gran problema raccogliere le 8.000 firme. Le comunità di valle sono nate male, cresciute peggio e attuate mai, e tenendo presente, o meglio sottolineo anche, che la nostra posizione, ma la posizione condivisa dei cittadini, è che l'ente territoriale più vicino al cittadino, al residente, è il comune, e noi su questi ci dobbiamo lavorare, farli crescere, metterli nella condizione di interagire, ma comunque quella è l'identità riconosciuta dal cittadino. Sottolineo due passaggi. Il primo, l'ipocrisia istituzionale della comunità e del comune di Rovereto, dove abbiamo visto un sindaco prima lamentarsi pubblicamente sulla stampa per voler avvocare a sé dei servizi, per poi venire in commissione e rendersi prono chiaramente alla volontà di Gilmozzi e di Dellai, e poi vediamo anche il perché. Dall'altra parte vediamo un'altra, e sono degli esianzi due, quella della Valle del Chiese, 98 elementi che fanno parte di una comunità di valle che, se per caso tutti e 98 dovessero presentare 10 mozioni, 10 interrogazioni a testa al mese, cosa possibilissima, praticamente dovrebbero lavorare a tempo pieno con qualche turno notturno, al che vuol dire proprio anche geograficamente centrate male, perché mettere insieme, ripeto, regina del turismo con la regina della promozione, per esempio, della filiera agricola, che è Storo, credo siano, ci siano delle situazioni che sono inconciliabili. L'ultima è quella degli altipiano cimbri, che sono 4.000 abitanti, che potrebbero essere un comune. Cioè, questo per dire come si vanno a creare sovrastrutture che sono di servizio, come diceva il collega Savoia, agli amici degli amici, non per rendere il territorio servizi, ma per gestire in modo centralista il potere da Trento, perché questo è l'obiettivo di Dellai, perché non a caso questa riforma ha avuto attuazione nella sua ultima legislatura, e chiaramente lui aveva qualche sindaco che scappava, come correttamente ha sottolineato la collega Penasa, voglio dire, l'abbiamo visto ieri, nel sabato, nella riunione dei sindaci a Transacqua. Peraltro, simpatica anche che sia a Transacqua, perché in campagna preelettorale ogni presidente del consorzio dei comuni cerca di portarsi a casa sua la manifestazione dei comuni. Quindi non mi dico chi è il presidente del consorzio, ma credo che sia proprio di Transacqua. Baricentrica proprio. Ecco, proprio baricentrica sul tempo. Anche questo è un passo da sottolineare, perché in vista delle provinciali qualcuno già ha cominciato a portarsi a casa propria le capete, non le cartucce, per la prossima campagna elettorale.